Quindi direi che possiamo toglierlo, lo mettiamo in sospensione un minuto sul cucchiaio, posso? No, mettilo, mettilo tu. Grazie, eccoci qua. Perché sto facendo questo lavoro? In realtà sembra un passaggio banale, ma è molto importante, perché l'abbiamo lavorata in maniera molto forte, a temperatura molto alta, e quindi abbiamo sparato all'esterno tutti i succhi che sono contenuti nella carne. Sia sempre bello pulito. Il signore fa un video privato o stiamo registrando per una... Pubblico, pubblico. Allora saluto tutti i telespettatori, chiunque siano. La salsa di senape la mettiamo in una parte del piatto e la andiamo a distribuire. Così, ecco. Che andiamo a posizionare qui all'inizio, eccolo, l'anatra, uno, due, tre e quattro. Vedete? Ha la stessa cottura del manzo, deve... è così che va servita. Questa la andiamo a sistemare con un coppa bassa. Andiamo a mettere un po'. Un'altra alternativa a questa carne per questo piatto, quella che le piace, si può fare col pollo, col manzo, con l'agnello. In realtà è un abbinamento questo che sta bene con quasi tutta la carne. Ecco, prediligerei la carne rosse a dispetto delle carni bianche, quindi pollo, coniglio e quant'altro magari tendono ad asciugare un po' di più, e quindi però va bene, cioè va bene anche questa. E ora io la taglierò a cubi e quindi qui ho bisogno di un po' di spessore, ma se ha il petto di pollo poi lo fa tagliata, va bene lo stesso. Una, due, voi direte perché non ci mette il coperchio, che è più pratico senza fare tutta questa roba? Perché se ci metto il coperchio crea umidità, però internamente sta già cominciando a fondere bene. Andiamo ad aggiungere la salsina sopra, così che scenda un po' da una parte e dall'altra. Eccola là. E finiamo con un germoglietto di basilico. Che ormai si è un po' spampanato, ma va bene. Eccolo là. E il piatto è fatto. Questa la fa stasera? Bene.